Se mi seguite dall'inizio, ormai saprete che ogni anno, per quanto possibile, mi piace cambiare il setup dello studio e della scrivania. Quindi, come da tradizione, arriva anche il video di quest'anno di come ho impostato la scrivania e lo studio in generale. Ciao a tutti, sono Martina e nel mio canale Paperless Prinxo vi parlo di creatività e produttività digitali. Nel video di oggi, però, vi voglio mostrare, come vi dicevo nell'intro, il setup dello studio della scrivania per il 2023, perché come vi dicevo, ogni anno mi piace sempre un po' cambiare. Quest'anno, complici anche dei regali di Natale molto molto interessanti, ho cambiato di nuovo un po' il setup della scrivania e dello studio. Partendo da questa zona, che come vedete un po', perché non vedete benissimo, ma vi spiego subito perché, appunto è dedicata a Apple Watch principalmente, ci sono in questo portaorologi i miei Apple Watch con i cinturini non di Apple, quindi dei cinturini un po' più particolari che ho comprato per i miei Apple Watch. Mentre qua ci sono i cinturini per gli Apple Watch, mentre sotto ci sono le cover per l'iPhone, che voi adesso appunto non vedete perché comunque, come vi dicevo prima, questa zona ve la mostrerò nel dettaglio in uno dei prossimi video, perché voglio dedicare un video alla mia collezione di cinturini per Apple Watch, di Apple Watch e di cover per l'iPhone. In questo mobiletto che è sotto allo scaffale che avete appena visto ci sono diverse cose. Non entro troppo nel dettaglio, non perché non ve le voglia mostrare, ma perché non sono cose interessantissime. Ve l'avevo già un pochino mostrato nel vlog in cui lo sistemavo, lo mettevo a posto, ma ve lo mostro leggermente più nel dettaglio. Qua in alto ci sono la stampante e delle cose che ho in vendita, a parte vabbè il kit di misurazione dell'Oura Ring, per il resto ci sono cose che ho in vendita su Vinted. Qua ci sono i rimasugli, diciamo, della mia cartoleria, quindi io ero molto appassionata di cartoleria prima di passare al digitale. Ci sono cose che comunque possono tuttora servirmi e appunto le ho messe tutte sistemate in modo da trovarle subito. Qua in basso ci sono tutti gli accessori per i video e la fotografia, più che altro i video perché io sono più che altro appassionata di video. Comunque, cavalletti, il braccio per la Reflex, qui come vedete dalla scritta c'è la Logitech, quindi la stream cam, la webcam che uso per le dirette, per i corsi, eccetera. E qua tutti degli accessori riguardanti la Reflex, ma non solo per la fotografia. Qua in basso non ve lo sto neanche ad inquadrare perché ci sono tutti dei raccoglitori con cose sulla salute, sulla casa, su Kobe, eccetera, e tutti degli astucci con appunto la cartoleria che mi è rimasta e che non voglio buttare perché è ancora funzionante, ma voglio magari smaltire pian piano nel tempo. Quindi qua giù, come un pochino potete intravedere, ci sono proprio tutti gli astucci con questi accessori. Rimanendo sempre nel reparto in basso, però questa volta ci siamo spostati alla scrivania perché appunto ho delle cose da mostrarvi, c'è la mia famosissima sedia della marca Varier, che sono di quelle sedie che non fanno venire mal di schiena e confermo, con la mia coperta di Imetec riscaldante che ha anche la tasca per i piedi ed è fantastica. Poi ci sono alcune cose che mi servono e altre che invece sono lì proprio per archivio. Qua ci sono dei fogli per la stampante e qui c'è per esempio il cavo della coperta, le forbici, ma cose che in realtà uso poco. Qua in basso, lo intravedete un po', ci sono dei libri, quindi niente di interessante per quanto riguarda questo video. Lì la scatola del MacBook perché non stava da nessun'altra parte, dei raccoglitori, eccetera, e in queste scatole ho delle candele, delle decorazioni di Natale e delle cose che mi possono servire, diciamo, per decorare la scrivania. Qua sotto ho il cuscino, quello con i noccioli di ciliegio da riscaldare per la cervicale o se ho dei dolori particolari. Questi sono un pochino più interessanti perché sono un astuccio dove ho tutti dei cavi importanti tipo per il COBO, quello per ricaricare il mouse di Apple, eccetera.
Mentre in quest'altro astuccio, sempre di Mr. Wonderful, ci sono vari cencini per pulire, da noi si chiamano cenci, stracci, ecco, degli straccettini in microfibra e anche il liquido per pulire gli occhiali che mi servono appunto per pulire vari dispositivi, occhiali, eccetera. Laggiù in basso, tutti quei raccoglitori che vedete in A5 sono tutti i miei vecchi diari, quindi dal 2016 ci tengo appunto ai ricordi. Più che altro, più che diario proprio scritto, sono foto, ricordi, eccetera, e sono molto carini. Questo qua che vedete è un cuscino che ho trovato su Amazon, magari vi lascio il link in info box, per non tenere proprio i piedi appoggiati in terra, perché in questa casa c'è un freddo micidiale in terra, perché sotto è vuoto. Quindi mi congelo sempre i piedi, al che appunto ho deciso di prendere quel cuscino perché è molto molto comodo. Eccoci finalmente alla scrivania, quindi magari il posto più interessante per quanto vi riguarda, poi magari anche no, però penso sia il posto che vi interessa di più. Dunque, qua ho questo rialzino in legno che aveva fatto mio babbo, perché potessi metterci sopra il Mac quando avevo ancora il Mac fisso e sotto la tastiera e forse anche il mouse. Quindi questo non lo trovate da nessuna parte perché l'ha fatto lui. Sopra c'è questa diciamo porta iPad con dietro le prese che è comodissimo e ve lo lascio magari anche questo linkato in info box. In info box trovate sicuramente i link di più cose possibili che si trovano sulla mia scrivania, così almeno se vi interessano sapete dove trovarli, che tiene sempre il mio iPad mini, quindi mi fa molto molto comodo. Dietro ci sono le spine, le prese, scusate, e qua c'è anche un interruttore per accenderlo e spegnerlo. Qui c'è il MagSafe Duo, che in realtà ultimamente sto usando veramente poco, però in effetti era una cosa che a me interessava più che altro per quando sono fuori o per quando sono in viaggio. Lì di fianco c'è il mio iPad, e se iPad, Apple Watch Ultra, vabbè che è grande, però non è proprio un iPad, perché al momento appunto sto indossando l'Hermes, dato che l'Ultra era un po' scarico, quindi l'ho voluto ricaricare. Con in questo stand che vi ho mostrato anche nel video dei regali di Natale, forse quello sull'Apple Watch, che è veramente molto molto comodo. Ce l'ho sempre qui sulla scrivania, quando mi serve ricaricare un Apple Watch ce lo metto sopra e sono a posto. Poi c'è il Funko Pop di Belle, che è accompagnata dal Funko Pop di Stephen King e dal Funko Pop di Sherlock, che amo e adoro avere qui sulla scrivania. E quindi questi sono, diciamo, degli elementi più che altro decorativi. Poi qui al momento c'è il mio computer, il mio MacBook Pro, però di solito appunto se non lavoro lo metto via, dato che dopo mi serve l'ho tenuto fuori, anche per farvelo vedere in video. Mi sono leggermente spostata così vi mostro meglio nel dettaglio come ho organizzato la Skadis di IKEA, poi non so se si legga così, magari si legge Skedis, non lo so. Comunque qua giù in basso, adesso vi sta un po' sparendo dall'inquadratura, questo qui è il caricabatterie del Mac che tengo sempre attaccato, così almeno quando mi serve, semplicemente da qui tolgo il cavo, lo attacco nel caricatore, lo attacco al Mac e si ricarica. Qui, come vedete, c'è sempre il mio iPad Pro attaccato appunto magneticamente alla cover, quindi si stacca così. Come vedete, è anche duro da staccare, quindi insomma, non dovrebbe succedergli niente. Mentre qua ho fatto un cambiamento, nel senso che oltre alle tutte le penne, le brush pen, eccetera, che ci sono là dietro, qua davanti ho messo la DJI, perché mi pare una sistemazione molto più comoda per lei rispetto a qua sdraiata come era prima. E poi ho in questi cassettini, qui ci sono proprio tutti i cavetti e delle cose che mi possono essere più utili per l'iPhone, eccetera, quindi anche il cavetto dell'iPad, queste cose qua. Qua ho diverse cosine interessanti, tipo post-it, le cuffie, quelle con il cavo se mi servissero, delle batterie, il metro da sarta per quando mi prendono i momenti che devo vedere se i bracciali mi possono andare bene, eccetera. Mentre qua in alto, che li vedete a malapena, ho
gli scrunchies di Disney, mi sembra, che mi ha regalato una mia amica, sono di Primark e li adoro, mi piace un sacco come stanno qui sulla scrivania, poi dopo ovviamente alzo un po', Ormai che siamo qua in alto, quello là di Star è un bicchierino di Starbucks, è un portachiavi, ma mi piace appeso lì. Mentre in questo scaffalino ho il mouse di Logitech che non uso praticamente mai, però appunto lo lascio lì se mi servisse, e le mie due AirPods, le Pro e quelle di terza generazione. Poi ho il libretto di Apple Watch Ultra perché era veramente stupendo, quindi lo dovevo assolutamente tenere in bella vista. La lampada prima di alzarsi è di Amazon, cioè l'ho presa su Amazon e vi lascio sicuramente il link in info box perché la adoro. Eccoci qua in alto con gli ultimi scaffali. Qui ho semplicemente questo astuccio di Mr. Wonderful, sempre, adoro le loro cose, con diversi accessori che mi possono servire qui dentro. E qui sotto ho l'hard disk esterno che non vi mostro, tanto non c'è niente da mostrarvi. Poi due regali sempre di una mia amica, azzeccatissimi, mentre qua in alto ho semplicemente tutte le scatole di Apple. Quindi le vedete così, non è che si vedano benissimo, ma tanto sono sempre lo sfondo dei miei video, quindi poi le vedete in altre occasioni. Comunque lassù ci sono tutte le scatole di Apple. Quindi niente, questo era il setup della mia scrivania, spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia in qualche modo magari ispirati o ispirate. Noi ci vediamo il prossimo lunedì con un nuovo vlog. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, i prossimi vlog. Faccio spesso anche ultimamente delle premiere, quindi iscrivetevi assolutamente al canale. Noi ci vediamo a questo punto al prossimo video e grazie per aver visto questo. Ciao!